Era stata una serata di grande successo per Amore delle Donne, serata FIDAPA in favore del calcio. Oggi c'è la consegna del ricavato. Esatto, del ricavato che al netto delle spese, abbiamo venduto 533 biglietti, è di circa 3.000 euro e siamo molto contente perché questo è il risultato dello sforzo di tutte le socie, delle cantanti a cui va il nostro applauso, di tutte le persone che hanno collaborato, che sono state veramente tante, e questo è il risultato del quale siamo molto fieri e anche molto contente di consegnare appunto al Calcit questo assegno. Presidente Giancarlo Sassoli, grazie. Insomma, un altro evento che diciamo vi aiuta. Sì, ovviamente tralasciamo il siamo contenti che è scontato, quello che è importante è sempre questo maggior coinvolgimento di pezzi di città, e devo dire che questa offerta sarà destinata proprio all'acquisto e allo strumento per le donne, per la tecnologia di Arezzo, una tecnologia all'avanguardia che si chiama tomosintesi, che consentirà di fare diagnosi più appropriate, è già nella, diciamo, in senologia di Arezzo, perciò una serata delle donne per il Calcit diciamo che ricontraccambia acquistando questo strumento che è destinato al mondo femminile. Che è fondamentale, no? La prevenzione non solo proprio in campo femminile. Assolutamente, molto importante, e noi siamo contenti che questo sia nato dallo sforzo e dalla rete di tante donne che si sono unite insieme, 14 cantanti, 50 socie, tante donne che si sono mosse per le donne e abbiamo cercato di stare dentro al tema nazionale di FIDAPA di questo biennio, che è la valorizzazione del talento, e abbiamo messo in luce veramente tanti talenti, tante voci bellissime, tanti musicisti bravissimi della nostra città. E contemporaneamente abbiamo fatto rete per collaborare tutte quante per la riuscita di questa manifestazione, che devo dire ha avuto un grande consenso anche sia di pubblico che in generale, diciamo, all'interno della città.